compagno sembra ieri, eppure ne è passato di tempo, da quando si stava insieme a ridere, cantare, bere, ed era bello vivere insieme in piazze e all'osteria. Avere un cuore solo, una sola allegria, un unico ideale piazzato lì davanti, giorno e notte convinti di farsi. Secondo me il cantastorie, se è onesto e conseguente, se è onesto intellettualmente, fa davvero il cantastorie, cioè canta per le strade come me e vive praticamente soltanto se il popolo condivide le cose e se sente utile le cose che lui racconta. Quindi il cantastorie è importantissimo, anche perché nel panorama culturale è l'unico che non vuole assolutamente avere a che fare con l'industria ufficiale della cultura. C'è gente che mi vede ora cantare nell'osteria con la chitarra e può fare il giro col piattino, ma perché non telefoni a Dario Fo che ti vuole bene e ti fai trovare un lavoro buono? Ti aspetti che muoia anche lui come hai fatto con De André? Perché finché non moriva De André, però... Cioè... Nell'avlo familiare penso che sia non un dovere ma sia normale che si creano quel tipo di convincimenti e convinzioni che poi i figli potrebbero, se lo troveranno giusto, essere continuatori di questo tipo di visione del mondo, che non è quella che fa piacere invece a quelli che ci sfruttano e ci tengono così soggetti, no? Non c'è differenza fra la destra e la sinistra. Io sono un cantastorie, non sono un politico, anche se sono costretto per via della realtà che viviamo a occuparmi di politica. Il cantastorie non vede la destra e la sinistra, vede come il popolo, vede il sopra e il sotto. Se poi il sotto che dovrebbe ribellarsi o che non lo fa, lo vuoi chiamare sinistra, e il sopra che lo reprime, lo sfrutta e non vuole che si ribelli, lo vuoi chiamare destra, va bene. Se la vuoi vedere in politica, ma nel teatrino della politica viene dato in pasto alla gente. Ma la realtà non è destra e sinistra, la realtà è sopra e sotto. If your time to you is worth saving, then you'll better start swimming on your stick like a stone. Canta storie, che scrive canzoni di lotta, canzoni, diciamo, la voce del popolo opposta a quella della borghesia, e lo fa da 40 anni. Si potrebbe sì definire il suo fare, il suo cantare, il suo ragionare cantando, si potrebbe chiamare, fra virgolette, the sound of revolution, il suono della rivoluzione. No? E credetemi, presto affogherete, perciò non perdete altro tempo, cominciate a nuotare per non andar giù, perché i tempi stanno cambiando.